Ecco qua, il cinese della tenda che si ripropone dopo tempo immemore con il naso chiuso. Siamo al giorno 2 e oggi la destinazione è Rifugio Casermette del Penna. E abbiamo un bel 2000 metri di dislivello da affrontare teoricamente e una settantina di chilometri, ma immersi nel verde tra le colline, quindi probabilmente sarà tutto molto sostenibile, sopportabile, forse. Ma buongiorno, giorno dos, dormito benissimo, dormirei ancora 47 ore qua dentro, mamma mia che bello, cos'era? Cos'era sto rumore? Alessio? È morto. Sono rimasto solo in questo viaggio. Oggi destinazione 2000 metri di dislivello. Rifugio Casermette del Penna. Bah, che bimbo bimbata. Chi lo sa se ce la faremo. Restate sintonizzati e lo scoprirete. Tu. Va bene, noi salutiamo il camping Alta Val Staffora che ci ha ospitati alla modica cifra di 10 euro in due tende, due persone, due piazzole. Sì, ottimo. Fantastico, praticamente è come non aver speso niente, però in più aver avuto dei bagni dove espletare le funzioni fisiologiche. A few inches later. Eccoci qua, abbiamo appena lasciato il camping Alta Val Staffora. Pagato pochissimo, modica cifra Iscrivetevi subito, cazzo! 10 euro. Praticamente non abbiamo pagato niente. 10 euro Però in più abbiamo avuto la possibilità di espletare le funzioni fisiologiche e poi ci siamo anche lavati. Eccoci qua, il mitico mantra del si sale, senza colazione. C'è scritto un chilometro per terra. Ottimo, a 1 chilometro dal passo del Brallo siamo. Quasi fatta, dai. Vedo una tenda che vuol dire solo una cosa: bar, colazione, dammi tutto, Sì. fa giornata. Siamo ripartiti dopo la colazioncina, ina. Destinazione la solita, quella di stamattina. Sempre Cremona, come dice lui, anche se non è vero. Ormai avete capito perché è un nostro. Eccoci qua, confini di regione, siamo per entrare in Emilia Romagna, anzi Cyclo Ergo Sum Francesco è già entrato, provincia Piacenza e
Trebbia. Bellissimi paesaggi, aria respirabile senza quasi inspirare, fantastico. Abbandonato la Trebbia, Trice, torrente Trebbia, e adesso pedaliamo già da un pochino nella Val d'Aveto, ma dell'Aveto per ora non c'è traccia, che è un altro torrentino che, secondo quanto dice il mio compagno di viaggio, praticamente a valle è microscopico, un rigagnolo, mentre sulla montagna è largo quanto il Danubio, più o meno. Comunque ragazzi, qua si ragionava prima, si prende l'aereo per farsi migliaia di chilometri, quando poi a volte basterebbe veramente organizzarsi un bel giretto in Italia, ma anche dietro casa, perché c'è di tutto qua, c'è di tutto. Ormai avete capito che quando questi due fessi vedono una fontanella parte una cosa che viene chiamata il loop della fontanella, perché si beve, poi si riempie la borraccia, si beve ancora la borraccia, poi si riempie la borraccia, si beve, insomma, così ad oltranza praticamente. Infatti deciso di bypassare la strada che ci avrebbe portato probabilmente nel giro di meno chilometri al rifugio, perché abbiamo deciso di andare a mangiare a Rezzo Aglio, un bel paninazzo se non due, per poi affrontare la rampa che ci porterà al rifugio Casermette. Da qui si sale, si sale. Allora, qua stanno per affrontare gli ultimi 8-9 chilometri più o meno, credo, di rampa finale che ci porterà al rifugio. L'orario è comunque ancora buono, si pedala benissimo, quasi fresco addirittura. Arriveremo belli stremati ma soddisfatti come sempre. Dai, andiamo, partiamo, affrontiamo questa bella salitazza.
Trematelli siamo arrivati alla Parco dell'Aveto. Siamo al Monte Penna, ormai a poche curve dalla salvezza, cioè la birra. Bravo. 8 ettolitri di birra. Ustia. Siamo arrivati. Dove stiamo andando secondo voi? Dov'è? Che cazzo è? A mangiare. Vabbè, ragazzuoli, e questo secondo giorno di pedalate termina qua. Ci vediamo domani per il risveglio al fresco. Siamo a 1400 metri, eh. Ciao.